Non ci credeva nessuno e questa è stata la cosa ancora più bella di vincere, perché io sono l'unico superstite rimasto da Rio, dall'argento di Rio 2016. Poi sono arrivati tutti questi giovani con tanta voglia di fare, tanta voglia di lavorare, è cambiato il coach e anche quello è stato comunque un cambio, e quindi hanno portato una ventata di cose nuove, e questo penso che ci abbia aiutato, ecco. Poi è sempre tutto improntato sul calcio, ma io dico non è colpa del calcio, perché per amore sì. del cielo, non è colpa dei calciatori o del calcio, loro con il loro, colpa un po' del, a livello culturale, giornalisti, secondo me devono un po' essere più aperti, ecco. Intanto sono molto contento perché erano due titoli che andavo sempre vicino a prendere, ma mai li avevo presi, no? Perché ho fatto tantissime finali, sia di Supercoppa che di Coppa Italia, però non ero mai riuscito a rimontarle realmente queste coppe, quindi sono molto contento. Come dico sempre, sono già passate, no? Non è perché abbiamo vinto due titoli, il resto sarà facile, anzi sarà uguale, quindi siamo contenti di quello che abbiamo fatto. Le coppe ce le abbiamo qua a Perugia, però insomma adesso bisogna andare avanti, e per andare avanti e vincere bisogna allenarsi e pensare solo a quello che c'è da fare. Sì, non ci credeva nessuno, e questa è stata la cosa ancora più bella di vincere, perché poi quando vinci sono tutti sul carro, no? Però insomma è quando perdi poi sono tutti pronti a giudicare, ma insomma è anche giusto così, lo sport è questo, è giusto che sia così, è il nostro mondo, no? Però dico che è bello perché mi ha fatto qualcosa che ha stupito tutti quanti e sono contento. Sono cambiate tante cose, sicuramente c'è stato un ricambio generazionale, no? E quindi io sono l'unico superstite rimasto da Rio, l'argento di Rio 2016. Poi sono arrivati tutti questi giovani con tanta voglia di fare, tanta voglia di lavorare, è cambiato il coach e anche quello è stato comunque un cambio, e quindi hanno portato una ventata di cose nuove, e questo penso che ci abbia aiutato, ecco. Poi ci vuole un po' di fortuna, ci vuole un po' di coraggio, ci vogliono tante cose, ce le abbiamo avute, sono state dalla nostra parte, siamo riusciti a fare due cose incredibili. Secondo me paragoni non stanno né in cielo né in terra, perché siamo tutti di persone diverse, siamo periodi diversi. Secondo me è poco rispettoso sia per noi che per loro, per tutti quanti. Ognuno cerca di fare il proprio meglio, cerca di rappresentare al meglio la nazionale. Per me è stato abbastanza scandalosa come cosa. Sono sincero, veramente non ho condiviso questa cosa qua, perché lo sport è tutto, no? Io quando qualsiasi tipo di sport vince una cosa di così ampia portata, sono il primo a festeggiare, sono il primo anche sui miei social a renderlo pubblico, a fare i complimenti anche a livello pubblico a tutti quanti. Secondo me quello che è successo è stata una cosa un po' brutta, spero che non ricapiti più, ma non per la pallavolo in generale, dico per tutti gli sport. È sempre tutto improntato sul calcio, ma io dico non è colpa del calcio, perché per amore del Sì, cielo, il calcio, non è colpa dei calciatori o del calcio, loro con il loro, colpa un po' a livello culturale, giornalisti, secondo me devono un po' essere più aperti, per queste imprese qua io dico, perché poi ovviamente il calcio è il calcio, quindi c'è tutto quello che gira attorno, ci sta che abbia la portata che ha, e questo è fuori da ogni discussione. Io le partite di calcio me le guardo volentieri, ma è semplicemente quando succede qualcosa così per la nazionale, della nazionale, io penso che dobbiamo essere tutti un po' più liberi di accettare che per un giorno quell'impresa lì sia la cosa più grande che ci possa essere sui giornali, ecco. Fa piacere, però come dicevo, sono molto più contento del risultato della squadra, no? Io penso che quando vinci poi in due manifestazioni del genere, tutti quanti quelli che hanno giocato potevano prendere quel premio lì. Poi è una situazione di, sai, di gusto anche un po' alla fine, no? Di quelli che decidono, che votano, però io penso anche al mondiale, Daniele Lavia non ha preso nessun premio, no? Se lo meritava assolutamente, perché ha fatto un mondiale straordinario, ha giocato ad un livello incredibile, ci ha permesso di vincere tante partite. Quindi io preferisco pensare più alle cose che vinciamo di squadra, anche perché facciamo pallavolo per quello, se no avrei giocato tennis. È stata una situazione in cui loro erano sotto 2-7-1, era successa quella situazione dove quel ragazzo polacco mi aveva murato, e secondo me voleva fare un po' di bagarre, no? Perché voleva cercare un po' di deconcentrarci. Io l'ho subito interpretata, penso, giusta, perché Assolutamente. ho stoppato tutte le nostre Assolutamente.
anche i ragazzi in panchina che erano partiti tutti quanti, mi hanno detto state tranquilli, aspettiamo un attimo, ci penso io qua a sistemarlo un attimo per bene. E poi sono arrivate delle occasioni in cui non mi sono fatto scappare, a livello tecnico non mi sono fatto scappare, e sono riuscito a fargli capire che ero lì per vincere, e penso che l'abbia capito. Mio papà è maestro di tennis, quindi io ho sempre fatto tennis e ho giocato a calcio come tutti quanti. Okay. E facevo sci, perché sono di Bolzano, insomma le montagne sono a due passi, quindi ho sempre praticato questi sport qua. La pallavolo è arrivata per ultima perché mia sorella praticava a Bolzano, quindi l'ho fatta, insomma, perché andavo a vedere lei weekend qualche volta quando avevo tempo, andavo a vedere le sue partite, mi piaceva, mi sono appassionato, poi pian piano ho lasciato tutti gli altri sport e sono rimasto con tennis e pallavolo, e alla fine ho scelto pallavolo. Bisogna essere persone semplici, e per essere persone semplici bisogna pensare a un giorno dopo giorno. Noi prima di arrivare a Parigi dobbiamo qualificarci, perché ancora bisogna capire bene come funziona la qualificazione, anche se penso che più o meno ci siamo col ranking, però insomma semplicemente dobbiamo essere noi stessi senza paura di quello che può succedere, di quello che succederà. Dobbiamo pensare semplicemente a fare il nostro, divertirci, a giocare, a rappresentare al meglio il nostro paese, che questa è la cosa fondamentale, che ci mette più responsabilità di tutto. E una volta fatto questo, noi in campo ci mettiamo del nostro, facciamo il nostro meglio, e al di là di pressioni o non pressioni, che quelle alla fine sono più legate al mondo esterno, noi ci creiamo una bolla nostra e andiamo avanti per la nostra strada.